Buongiorno. Allora, mi sono appena alzata, appena svegliata come potete vedere. Oggi giornata diciamo relax perché pomeriggio vado con Vale a provare un posticino nuovo qui a Torino dove fare merenda. Prima però dovrei iniziare a editare il prossimo video qui per il canale, vorrei girare anche qualche contenuto per Instagram, però vediamo. Oltretutto qui a Torino c'è un caldo assurdo, oggi sembra estate, sembra agosto, quindi io vorrei sapere quando potrò iniziare a indossare i miei amati blazer. Cioè, non lo so, io aspetto solo l'autunno solo per indossare i blazer e invece niente, fa caldissimo, si esce ancora con vestitini e top. In realtà devo anche fare un reso Amazon, quindi mi sa che vado adesso, mi preparo, mi sistemo un attimo ed esco. Vado a fare questo reso e poi torno a casa e mi metto al PC. Vi faccio vedere brevemente l'outfit prima di uscire. Allora indosso queste perle che mi ha regalato Vale quando è stata a Maiorca. E poi questa t-shirt che è di Sex and the City, infatti ci sono i nomi Miranda, Samantha, Charlotte e Carrie, ed è di Stradivarius, ho penato tra l'altro per trovarla. Poi jeans Momfit sempre di Stradivarius, e ai piedi ho le mie Nike Air Force, e poi la chicca è la mia borsa, la Tabby di Coach, che oggi indosso con la tracolla. Il vostro tiramisù in base ai vostri gusti. Ne abbiamo già scelto con Vale il nostro e ci sono ovviamente anche le varie bevande. Allora, avevo troppa fame, ho dimenticato a bagnare i savoiardi col caffè, quindi rimedio subito. Ecco qua, mi bagno belle abbondantemente, per fortuna è decaffeinato. Ottavia ci va giù pesante con la crema al mascarpone. Sì, diciamo che forse è una delle mie cose preferite in assoluto, quindi io la metto tutta, queste sono tipo 50 grammi, vabbè, stasera non ceno, promesso. Di nocciola, perché siamo in Piemonte, dai. Comunque a me piace un sacco. Poi gocce di cioccolato, anche queste devono essere belle abbondanti. Mettiamo anche una spruzzata di cacao, dai, il cacao in polvere. Ecco fatto. E voilà. E voilà. Buonissimo. Sono andata a fare colazione con Vale e tra l'altro a Torino c'è un tempo orribile, piove, fa freddissimo, sono tipo 12 gradi, cioè altro che autunno e inverno, infatti ho i capelli osceni, non c'è neanche un po' di luce. Allora facciamo colazione, siamo qui da Tribeca, un posto che ci piace tantissimo, che fanno un sacco di croissant buonissimi, facili al momento. Poi faremo un giretto da Zara e poi pranzo a casa mia, perché dobbiamo anche realizzare dei contenuti sperando che la luce ci aiuti, insomma. E poi domani, preparatevi per domani che parteciperemo al Salone del Gusto. Sono da Zara, ho provato un po' di così, in realtà maglioni a righe, poi un'altra cosa che ho data Vale. Comunque, faccio vedere l'outfit di stamattina. Allora indosso questa giacca, diciamo in lana, jacket, che mi ha inviato un brand l'anno scorso, non ricordo quale, casomai ve lo scrivo, ed è comodissima. Poi questo maglioncino di Wicked Max Mara. Le jeans sono di talli, sono il modello straight, poi ai piedi ho le New Balance 574 e questa è una borsa che mi aveva inviato un brand che si chiama Tijin. Comunque vi lascio tutti i riferimenti nel box. Oggi è tutto di a righe, vabbè, come tutto quello che ho provato. Allora, visto che oggi ci sono tipo 15 gradi qui a Torino, fa freddissimo, ho pensato bene di fare il cambio dell'armadio, quantomeno togliere tutti i vestitini, gonnelline, shorts che ormai non userò più. Quindi adesso armiamoci di forza e coraggio perché sarà veramente lunga. Allora, stasera sono in inaugurazione di una nuova pizzeria, la pizzeria Da Michele, che si trova qui vicino Porta Nuova in centro a Torino.
Stasera c'è una cena per noi, diciamo, blogger, influencer, poi ufficialmente aprirà al pubblico il giovedì. Misto è arrivato, pizzetta, crocchè, arancino, questo è qualcosa di patate ma non ce lo ricordiamo, però lo mangiamo e ne sapremo dire. Buongiorno, oggi sono all'inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre. È iniziata appunto oggi questa manifestazione che ci sarà qui a Torino fino a lunedì. Abbiamo partecipato alla conferenza di apertura, adesso ci guardiamo un po' tutti gli stand. È davvero bellissima questa manifestazione, è la prima volta che vengo, però sono molto contenta. Sono tantissimi stand, di qua c'è lo stand francese, poi di là c'è lo stand cinese che è pienissimo. È bellissimo perché appunto ci sono tantissimi cibi e culture da tutto il mondo praticamente. Questa birra, vabbè, diciamo che non è il caso a quest'ora di berla già anche perché siamo a digiuno. Ah, questo è infatti Germania. Stand sempre spagnolo con jamon iberico e tantissimi salami. Ora assaggiamo il prosciutto crudo. Questo stand dovrebbe essere siciliano perché è infatti su vino nero dei Nebrodi e anche la provola, buonissima tra l'altro, che io ho già assaggiato, guardate il provolone. Stand del Piemonte col cappone di Morozzo, buonissimo tra l'altro, qua ci sono anche dei patè, là c'è il cappone, vediamo se si vede. Dell'Ucraina, vediamo quali sono i loro prodotti tipici perché onestamente non li conosco. Pane pugliese buonissimo, mamma mia, poi abbiamo assaggiato con un po' d'olio. Questo è pane di Monte Sant'Angelo. Comunque anche la prima volta che vengo qua al Parco Dora ed è, a parte che è immenso, ma è stupendo, c'è un'area verde, tutto all'aperto, meraviglioso. Comunque cioè, abbiamo già assaggiato miliardi di cose, soprattutto formaggi, delle quali sia io che Vale siamo super golose, marmellate, dolci di ogni tipo, poi tutti i produttori sono davvero gentilissimi, disponibili. Io ovviamente il mio cuore è sia per i produttori piemontesi che quelli siciliani, avendo origini siciliane. Comunque vabbè, ci sono veramente tantissimi prodotti buonissimi da tutta Italia e da tutto il mondo. Altro stand del Piemonte con tutti i formaggi, aiuto! Cioè io li comprerei e mangerei tutti, ho proprio un debole per i formaggi. Qua giochiamo in casa perché l'Amaro dei Murazzi, tra l'altro il locale Giancarlo, famosissimo a Torino, ai Murazzi. Sono anche le t-shirt. È finita questa prima giornata del Salone del Gusto, sono distrutta, abbiamo camminato tantissimo, non siamo fermate per nulla, adesso siamo venute al centro commerciale Officinesse che c'è qui accanto, ci sediamo e andiamo in un bar perché non ce la facciamo più. Allora siamo dentro il centro commerciale Officinesse e abbiamo trovato un negozio fighissimo che si chiama Miniso, praticamente un incrocio fra Tiger, Primark, una cartoleria, insomma vende di tutto. Innamorata, scusate, guardate queste grucce pastello che sono praticamente come quelle che ho io a casa, ci sono anche in velluto e poi tutti questi contenitori per sistemare la scrivania o l'armadio, cioè oddio, lasciatemi qua, questo è il paradiso. Io da amante di tazze, bicchieri, questo è veramente
il paradiso per me, no, non posso uscire da qua senza comprare nulla, cioè mi dispiace ma non posso, cioè, guardate, scusate, questo bicchiere di Dumbo che carino, non ci posso credere, sto finalmente tornando a casa. Sono fuori da stamattina alle 9 in piedi, in giro, vabbè, bellissimo, perché ne vale assolutamente la pena se siete qui a Torino, anche magari in vacanza, venite solo nel gusto, perché tra l'altro l'ingresso è gratuito quest'anno, quindi ve lo consiglio assolutamente. Sono appena tornata a casa, infatti mi sono appena fatta lo shampoo, sono distrutta, si vede anche dal viso. Comunque vi volevo raccontare una cosa troppo carina che è successa oggi. Mentre eravamo con Vale in giro fra i vari stand, una ragazza ci ha visto e ci ha riconosciuto, ci ha detto: voi siete le ragazze di Two Girls in Turin, io vi seguo sempre i vostri consigli su dove andare a mangiare, cosa vedere a Torino, insomma ci ha fatto i complimenti per quello che facciamo. Ed è stato molto bello, non tanto per l'essere riconosciuti, ma per l'apprezzamento che ha fatto appunto per il nostro lavoro, ci ha fatto davvero molto piacere. Comunque, prima giornata è andata benissimo, domani torniamo di mattina perché abbiamo una degustazione di carne coalbi e parmigiano reggiano, cioè quindi già io ho la colina già adesso praticamente. Tra l'altro ieri ho fatto e ho finito, e non pensavo di farcela, tutto il cambio stagione. Anche se stamattina faceva freddissimo, pomeriggio 28 gradi, quindi Ottavia fa il cambio di stagione, ovviamente torna il caldo, ok? Comunque ho fatto il cambio di stagione, avevo tenuto ancora qualche t-shirt a maniche corte, qualcosa di leggerino, per fortuna l'ho tenuta, ed ero distrutta perché ho veramente troppa roba, infatti penso ancora di caricare qualcosina su Vinted. Mangio qualcosa perché in realtà sì, abbiamo un po' mangiato, smangiucchiato così in giro, però non abbiamo pranzato. Quindi adesso faccio pranzo cena, diciamo, insieme. Poi adesso pubblico anche su Instagram e devo anche trovare il tempo di registrare il nuovo video per YouTube, perché questi giorni sono veramente super piena. E tra l'altro al Salone del Gusto ho comprato anche oggi dei formaggi buonissimi, pecorini toscani e un provolone, una provola stagionata dei Nebrodi, che era comunque la fine del mondo. Vi ripeto, andateci se potete al Salone del Gusto, perché intanto ci sono tantissimi prodotti, sono tutti slow food, quindi insomma delle peculiarità del nostro paese. Poi è bello perché comunque appunto potete vedere, provare, assaggiare, acquistare prodotti del territorio. Buongiorno, anche oggi direzione Terra Madre, Salone del Gusto, perché alle 11, come vi dicevo ieri, io e Vale abbiamo una degustazione di carne coalbi, che non ve lo dico neanche quanto è buona, e parmigiano reggiano. Ieri sera sono letteralmente crollata, cioè ho mangiato prestissimo, dopo che mi sono lavata, insomma, e poi mi sono messa a letto e mi sarò addormentata alle 9:30, credo, ero distrutta. Oggi invece, dopo la degustazione, torno poi un attimo a casa a sbrigare delle cosine, e pomeriggio cinema finalmente, perché ieri è uscito Hello Darling, credo, comunque il film di Olivia Wilde con Harry Styles, e io e Vale andiamo a vederlo al Luci dell'Indotto, Luci Cinema.